Terrazza del Belvedere aperta anche questa mattina, ma stamattina la novità che fa sorridere è questa, guardate. È stata posta una decorazione natalizia su tutta la rete, evidentemente una novità dovuta al fatto che per due motivi, penso, forse il primo della goliardia che è tipica dei romani che vogliono segnalare che questa rete sta qui ormai dal secondo anno e quindi facendo parte del panorama probabilmente deve essere decorata così come tutte le altre strutture fisse della città. L'altra invece potrebbe essere quella dell'abbellimento delle cose brutte, no? C'è una parte di persone che ragiona anche in questo senso. Spesso nel brutto si riesce poi a trovare il bello e a decorare magari una cosa oscena come questa rete può significare migliorarla e quindi renderla un po' più, diciamo, visibile dal punto di vista estetico, perché chiaramente voi pensate che a parte che ormai è tutta divelta, come si può vedere da quello che è il video, insomma dal video, ma oltretutto è una rete che sta qui da quasi 2 anni, questo è il secondo Natale e quindi insomma ecco c'è questa novità questa mattina, la decorazione natalizia sulla rete della terrazza del Belvedere, la rete che dovrebbe impedire l'accesso ma che come vedete è assolutamente un finto problema perché la terrazza è assolutamente fruibile in quanto è sempre e comunque aperta sia da un lato che dall'altro, nonostante poi ci siano insomma le forze dell'ordine che più o meno vigilano la zona ma che non possono far nulla perché d'altronde non è che possono arrestare chiunque o fare un verbale a chiunque passi su questa parte della terrazza.